IPS SRL, azienda leader in Campania, opera nel settore del recupero dei rifiuti inerti, specializzata nel trattamento e nel recupero di terre e rocce, fresatura d'asfalto, rifiuti urbani, fanghi e trattamento meccanico. Dispone di competenze e professionalità in grado di rispondere a tutte le esigenze del settore. Qualità dei servizi offerti, consulenza ambientale specifica, ne fanno un'azienda completa e dinamica. IPS SRL, via Tagliata 1, San Martino Valle Caudina, Avellino. A 28 anni di fondazione della nostra sezione, a 25 anni del posizionamento della statua della Madonna di Loreto in Rotondi, è nostro intendimento continuare a svolgere attività a testimonianza sul territorio della valle, in grado di accrescere nei cittadini il fascino e l'affetto per l'alma azzurra dell'aeronautica. In questa particolare giornata di festa e di solidarietà, ho vivo desiderio di rivolgere un doveroso ricordo ai soci che ci hanno accompagnato in questo cammino e che purtroppo improvvisamente ci hanno lasciato. Un piccolo considerazione per quanto riguarda l'Avis. Il nostro presidente, che ringrazio, presidente, per quello che stai facendo tu assieme a tutti noi, a tutti i soci della sezione Caudina, a quelli meno giovani e a quelli più giovani, per questa testimonianza che dura negli anni, voglio dire, voglio ricordare le parole di Don Giancarlo, che ha parlato di chi soffre, di chi è in ospedale in questo periodo di Natale. Noi abbiamo fatto poco. Per quanto riguarda la nostra collettività, che è quella di Cerchinare e Rotondi in particolare, ci vogliono 40 sacche di sangue, voglio dire, per 1000 abitanti. Quindi siamo soddisfatti, ma non troppo. Stiamo cercando di andare avanti per cercare di dare quell'aiuto di cui purtroppo in silenzio alcune famiglie sono colpite e che non sanno come fare per cercare quel sangue che stamattina molti donatori hanno donato per i nostri nosocomi, quello di Avellino e di Benevento. Quindi dobbiamo fare ancora di più. Nei giorni scorsi, e questa per me è l'occasione per salutare anche il nostro comandante, il comandante toscano, il comandante dei Carabinieri, ho avuto modo di partecipare ad Avellino alla celebrazione della Virgo Fidelis comandante. Successivamente ho partecipato a quella di Santa Barbara, dei Vigili del Fuoco. Questa sera sono veramente felice di essere qui a condividere con voi un momento di ringraziamento alla patrona dell'aeronautica, ma un momento di condivisione di una comunità che spera di aver lasciato definitivamente alle spalle 2 anni difficili e di poter condividere occasioni di riflessione, occasioni di gioia. Generale, una buona amministrazione deve essere, come diceva Caterina, a servizio, a fianco delle associazioni. Non deve essere un qualcosa di eccezionale essere a servizio delle associazioni. Le associazioni sono fondamentali, specialmente nelle piccole comunità, perché poi sono fatte da amici, da parenti, quindi siamo qui per darci una mano tutti quanti assieme. L'amministrazione di Rotondi, da me rappresentata, ripeto, farà tutto il possibile per dare una mano all'arma dell'aeronautica, per dare dignità all'aereo messo nella villa comunale, all'ala posizionata vicino alla Madonna, perché la Madonna ormai è stata adottata, la Madonna Nera è stata adottata dall'intera comunità, perché la Madonna è una, non è che abbiamo due Madonne, la Madonna della Stella e la Madonna di Loreto, la Madonna è una soltanto ed è la nostra madre. Mi consentirete di ringraziare Don Angelo e Don Giancarlo, il vostro nuovo parroco, che mi riallaccio alle parole di Don Giancarlo, che dal punto di vista ovviamente cristiano, cattolico, lui invocava, insomma, pregava per la pace, perché oggi è il tema più attuale, è il tema più importante ed è il problema più forte
che viviamo. Noi laicamente dobbiamo invocarla, la pace, dobbiamo, insomma, quando ci sarà dato possibile fare in modo che questa guerra in qualche modo finisca, senza dimenticare che c'è un aggressore che ha, come dire, invaso un popolo libero, insomma, sovvertendo le regole della democrazia, sostituendo la forza alla ragione. Io confido molto nelle istituzioni europee, la speranza è che si riporti a ragionare le parti in conflitto. Ovviamente bisogna dare una mano e bisogna aiutare chi soffre, chi vive, il popolo, i ragazzi, le donne di quella nazione, l'Ucraina, così martoriata in questo momento, in questo periodo, insomma, non si possono sicuramente abbandonare, dobbiamo fare tutti la nostra parte per far sì che finisca questa guerra e tante altre guerre che sono in giro per il mondo. È stato toccante, emozionante vedere il nostro claudicante Papa Francesco alla Madonnina in Piazza di Spagna dell'Immacolata emozionarsi, piangere parlando di delle sofferenze del popolo ucraino, insomma.